Ci colleghiamo subito con Marika Branchesi, astrofisica del Gran Sasso Science Institute, appunto pioniera della scoperta delle onde gravitazionali. È stata anche donna dell'anno poco fa, pochi anni fa, proprio per questa scoperta straordinaria che ha fatto. Mi scuso di averla chiamato Marina, avevo appena finito di parlare con una Marina. No. Succede anche questo, quindi chiedo scusa. Ecco, dottoressa Branchesi, tra gli effetti della fase 1 c'è stata anche quella di riduzione di quello che viene chiamato volgarmente inquinamento. Ecco, noi l'abbiamo visto perché dall'Agenzia Spaziale Europea sono arrivate queste immagini che facevano proprio vedere come il colore di alcune fette di mondo, dall'Europa alla Cina all'America, hanno progressivamente cambiato colore. Ecco, effettivamente c'è anche questo tra gli effetti di questo lockdown che abbiamo vissuto. Questo contenimento globale dovuto al Covid ha ridotto molto le attività umane, quindi chiaramente c'è una diminuzione dell'inquinamento, quindi possiamo dire un effetto positivo in questa tragedia. E è un effetto importante che dobbiamo comunque studiare per capire anche come ripartire. È chiaro che negli ultimi anni si è capito che le risorse della Terra sono limitate, che l'inquinamento sta crescendo, è un momento di scelte, forse il Covid è un momento per ripartire con delle scelte consapevoli per l'ambiente. Infatti le voglio far vedere anche a lei, dottoressa Branchesi, un piccolo pezzo di un'intervista rilasciata da Joseph Aschbacher, che è il direttore del programma di osservazione della Terra dell'Agenzia Spaziale Europea, che spiega proprio nel dettaglio perché sta succedendo tutto questo. Vediamo. Today. Copernicus oggi è lo strumento migliore, più accurato, per consentire la misurazione dell'inquinamento atmosferico e ci sono diversi gas che possono essere misurati. Il monossido di carbonio è uno, il metano è un altro e NO2 è quello che vediamo in queste immagini. NO2 è particolarmente interessante perché è prodotto dal traffico e dall'industria, quindi quello che si vede veramente sono i centri di questo inquinamento o le fonti di questo inquinamento. Direi che quello che possiamo dire come stima approssimativa è che alcuni di questi valori sono diminuiti di circa il 40% del valore normale, quindi una diminuzione molto drastica, una diminuzione di circa il 40%. Abbiamo visto anche Joseph Aschbacher collegato via Skype da casa, anche lui non si può spostare per lavoro. Ecco, anche chi fa questo tipo di lavoro, cioè come lavora un'astronoma senza poter uscire di casa, dottoressa Branchesi? Dunque, in realtà ero molto abituata a questo perché tipicamente lavoriamo in teleconferenze, smart working con tutto il mondo, quindi questo lo facevamo anche prima e adesso si fa di più perché si lavora anche col proprio gruppo di ricerca in teleconferenza. Però insomma noi eravamo preparati perché sono anni che lavoriamo attraverso l'utilizzo di internet, attraverso le teleconferenze. Quello che forse ci manca in questo momento è il fatto che molti rivelatori, come rivelatori di onde gravitazionali o gli osservatori più importanti che abbiamo in Cile, sono in questo momento anche loro in lockdown e quindi non abbiamo dati, però abbiamo tanti dati del passato che stiamo analizzando in questo momento. E tipicamente i satelliti dell'ESA che abbiamo visto in queste immagini bellissime puntate sulla Terra, noi li utilizziamo puntati sull'universo. Bellissimo, e tra l'altro ecco, quindi delle limitazioni in qualche modo le state vivendo anche a voi e poi immagino che lei lavora appunto al Gran Sasso Science Institute, cioè, ci saranno anche delle limitazioni per i vostri studenti, presumo. Dunque, noi stiamo continuando tutta la didattica online, stiamo continuando, tutti, noi abbiamo dottorati di ricerca, quindi gli studenti stanno continuando i loro progetti di ricerca, però ci sono limitazioni nell'andare nei laboratori, quindi chi fa attività sperimentale chiaramente ha dei problemi in questo momento. E appunto si lavora soprattutto su dati raccolti negli ultimi anni perché alcuni rivelatori sono spenti. Ecco, e quindi ecco, adesso in questo momento in particolare, lei che ha fatto appunto, è diventata più nota ancora grazie a questa ricerca sulle onde gravitazionali, in questo momento invece di che cosa vi state occupando? Dunque, noi ci stiamo occupando, stiamo lavorando su tutti i dati che abbiamo raccolto con l'ultimo run osservativo dei rivelatori di onde gravitazionali, LIGO e Virgo, e quindi c'è tantissimo lavoro, ci saranno nei prossimi mesi molte rivelazioni, molte sorprese.
E quindi stiamo lavorando su questi dati, facendo nuove scoperte e stiamo lavorando anche per gli strumenti futuri, quindi stiamo per esempio lavorando sul nuovo rivelatore di onde gravitazionali, è un progetto europeo che si chiama Einstein Telescope e uno dei siti potrebbe essere la Sardegna, quindi l'Italia, quindi c'è molto lavoro per lo studio dei siti e per questo nuovo progetto, questo rivelatore di onde gravitazionali che sarà in grado di osservare ovviamente tutto l'universo quasi fino al Big Bang. Sembra una cosa importantissima pensare che adesso siamo limitati nei movimenti tra le regioni. Appena detto Sardegna mi è venuto un sussulto, perché chissà quando ci riusciamo poi effettivamente ad andare fisicamente in Sardegna. Questo è un tema all'ordine del giorno. Ecco, però lei, oltre ad essere una grande scienziata, è anche mamma e donna. Ecco, mi viene da chiederle due cose. Innanzitutto, lavorare a casa con due bambini non è semplice. Poi oggi abbiamo visto che nella task force della ripartenza sono entrate anche altre 5 figure femminili, e come a dire che insomma serve un contributo. Esatto, e nella task force mancava questo contributo. Chiaramente le donne devono essere nella task force non come madri, ma come donne che hanno un ruolo nella società molto importante. Oggi le donne sono importanti scienziate, economiste, e quindi è importante che siano nei luoghi dove si decidono le cose, dove si decide il futuro. E quindi la notizia che delle donne siano oggi nella task force è molto positiva, e ce ne devono essere molte di più. Io sono una mamma e sono una scienziata, riesco a fare entrambe le cose, e una cosa importante che dico sempre è che c'è un po' uno stereotipo, no? Anche nel fare le domande, a me viene sempre chiesto se sono una mamma, a uno scienziato no, invece andrebbe chiesto entrambi. E io rispondo sempre con molto piacere, perché i miei figli sono la cosa più importante, fanno parte del mio lavoro, però penso che ci deve essere una parità nei luoghi di decisione, anche una parità nelle famiglie. Assolutamente, tra l'altro suo marito fa esattamente il suo lavoro, quindi se non lo sa lei questo non so bene chi dovrebbe saperlo. Io ringrazio davvero Marika Branchesi per essere stata con noi questa sera, in bocca al lupo per tutte le vostre ricerche, davvero. Grazie mille.